Ragazze, benvenute in questo nuovo video. Sono emozionatissima a registrare questo video perché è una collaborazione molto speciale. Vedevo in giro su YouTube, sui blog, su Facebook tutte queste recensioni di questa azienda, la Kawaii Box, e sono rimasta veramente colpita da tutte le cosine pucciose che ci possiamo trovare all'interno. E in questo video io non so proprio cosa aspettarmi da questo pacchetto, perché sarà un unboxing, cioè la scatola è chiusa, ve lo posso garantire perché è appena arrivato il postino, quindi ho detto cogliamo la palla al balzo, facciamo subito il video, registriamo subito il video, e quindi sono davvero emozionata di scoprire con voi che cosa mi ha riservato l'azienda. Allora, penso che questa sia la scatola di settembre. Cominciamo a spacchettare un po' con le forbicine perché è abbastanza sigillata, nel senso è tutta scocciata qui, infatti faccio fatica anche ad aprire, sento già delle caramelle, penso siano, quindi io non amo tanti dolci, vi devo dire la verità, però insomma staremo a vedere tutte queste cose molto strane. Oh, abbiamo aperto la scatolina, eccola qui. Allora, qui c'è un biglietto di ringraziamenti, Kawaii Box Thank You, grazie a voi. E sì, questa è la Kawaii Box di settembre a quanto pare, e praticamente qui dietro sono scritte, numerate 11 cosine che ci saranno appunto all'interno della scatola, che non capisco niente, tipo Kawaii Fish Gummies, saranno delle gomme penso, Moonin Mini Pouch, Cute Animal Greeting Card, vabbè questo è in inglese, Kawaii Toss Squishy Charm, sarà lo squishy, Alpaca Pouch, vabbè insomma non perdiamoci in chiacchiere, vediamo il contenuto. Allora, il pacchetto è così composto, c'è questa carta velina con appunto la sigla Kawaii Box in rosa. Quante cosine carine. Allora, ecco qui il pacchetto pieno di cosine, tutte colorate. Cominciamo a recensire tutta questa robina che non sono abituata. Sono abituata di solito a recensire make-up, unghie, insomma. Vedremo cosa uscirà da questo video, non lo so proprio che uscirà da questo video. Allora, prima di tutto la cosa che mi salta all'occhio è questo pulcino Pio, un portachiave tutto giallo, un pulcino Pio, che carinissimo ed è morbidissimo, cioè, oh che carino, cioè carinissimo con questi occhioni dolci che dormono, un pulcino Pio, eccolo qui. Poi vediamo Don't Not Smallow, ma che cosa è questa roba? Non so cosa sia questa roba tutta gommosa, apriamo una. Ah, ma sono tipo delle, profumano tantissimo, profumano di banana, non so cosa siano, forse sono, non penso si mangino, nel senso, boh, non lo so, magari ho paura, metto in bocca, mi avveleno, sono delle cosettine blu, tutte gommose, forse è per odorare la stanza, penso. Non so cosa siano, però profumano tantissimo di banana. Non lo so, scopriremo strada facendo cosa sia questo strano oggetto e queste strane palline gommose. Non lo so se si mangiano, so pure che se le mangio un po', non lo so, mi succede qualcosa. Poi, andando avanti, un altro portachiavi carinissimo, ragazzi, vi devo far vedere. Cioè, a forma di toast, cioè guardate che carino, oh che carino, oh, gira gira, ma guardate le faccine che carine, cioè sono dolcissime. Vabbè, io sto pure a dieta, quindi vabbè, lasciamo stare, poi è tutto gommoso, sembra davvero un toast, capito, lasciamo stare, carinissimo. Poi altra cosina che vedo qui è questo, un, penso un porta spicci, no, apriamo un po', mamma mia, forza zero oggi, proprio zero, vabbè che siamo in prima mattina, però mi ha svegliato il postino. Allora, un Moonin, non lo so, Moonin, apriamo questo affarino qui,
vediamo insomma di cosa si tratta. Ok, tutta carta. Niente, è un quattro oggettini così carino, se può sempre servire. Io magari se non uso qualcosina la regalo a mia cugina che è piccolina, quindi vedremo un attimo. E c'è qui un gnometto disegnato, questo qua mi sembra di averlo anche visto in cartone, infatti mi sa che il cartone è Moomin, ma non so cosa sia, non penso qui in Italia ci sia, però mi sembra di averlo già vista una figura del genere, ragazze. Fatemi sapere perché o sono allucinata, però mi sembra già di averlo visto un gnometto del genere. Quindi penso sia di una saga, di un cartone, insomma. Ed è appunto un porta spicci, un porta anelli, magari ci metto qualche anellino così carino. E poi sapete che io impazzisco per il verde, quindi è carinissimo. E poi sono sempre morbidissimi questi portachiave, cioè sono carinissimi, sono fatti veramente bene. E sapete che io vi sto venendo per la prima volta con voi, perché ho aperto la scatola. Poi un'altra cosa che mi salta all'occhio di questa scatola, abbiamo ancora tante cosine, è questa scatoletta di perline alla Lollipop, ovvero ci sono tutte caramelline, quindi per fare i braccialetti, fiori con rose, lettere. Questa cosa pure delle letterine è carinissima, così posso fare magari qualche braccialetto, magari lo darò a mia cugina da farmelo, così almeno ci si diverte un po' di più, magari è più per lei. E per fare appunto i braccialetti con i nomi è carinissima questa cosa qui. Il day, niente, è scritto tutto in cinese, quindi non è inutile che mi sforzo a leggere. Poi un'altra cosa che contiene questa carinissima scatolina è questa carinissima penna tutta lilla, Let's Right Neck, c'è scritto qua Let's Right Neck. E cioè, no ragazzi, sto scoprendo adesso che non l'avevo notato, il tappuccio è a forma di coniglietto. Cioè guardate che carino questo coniglietto con queste orecchiette. Cioè adorerò questa penna, ed è una penna a quanto sembra nera con la punta finissima, carinissima. Io adoro le penne, adoro tutte queste cose, quindi perfetto proprio. Poi andiamo a scoprire invece il Caplico Mini. Cioè ragazzi, non lo so, questo qua è un dolce. Assaggio in diretta, provo. Io non sono per queste cose, cioè io adoro mangiare cose italiane. Io magari quando vado all'estero mangio sempre italiano. Mamma mia, non so che figura sto per fare. Allora, sarà cioccolato, però sarà un cono di cioccolato, non lo so. Mamma mia, quanto sono. Assaggiamo questa cosa. No ragazzi, è buonissimo, cioè è il cono di cioccolato. Ma altro che morte qua. Buonissimo, cioè fighissimo. Non so dirvi, è un cono di cioccolato praticamente, perché qua c'è scritto tutto in cinese. In cinese c'è scritto Caplico, non lo so cosa sia. Però sarà uno snack giapponese. Buonissimo comunque, cioè non mi aspettavo. Ho fatto proprio una prova, ho superato questa mia prova, questa mia fobia di assaggiare i cibi che non siano italiani. Cioè ragazzi, è proprio per voi questa cosa. Un'altra cosina che contiene questa meravigliosa scatola sono questi stickers carinissimi, tutti riguardanti il cibo. Infatti abbiamo delle melanzane, l'omelette, che carino, un piattino con tutta robina giapponese, cibi giapponesi, bacon, pentole, carinissimi questi stickers, soprattutto ora che sono a dieta, quindi non fa niente, cioè tutto ciò che riguarda il cibo. Io ho visto anche l'altro unboxing delle giveaway box, cioè avevano stickers tipo di stelle, cose. Io adesso che sono a dieta, sticker di gelati, ovviamente, vabbè dai, abbiamo anche melanzane, cetrioli, poi vabbè i wurstel, le funghi, cioè di tutto e di più abbiamo in questi stickers. Però vabbè, non fa niente, io amo gli sticker, amo mangiare, quindi vabbè, lasciamo stare la dieta in questo caso.
Un'altra cosa che vedo in questa meravigliosa scatola è questo astuccetto porta beauty carinissimo, con questa pecorella carinissima. Cioè ragazzi, è carinissimo questa cosa. No, veramente. Cioè io qua dentro ci posso mettere tutti i trucchi quando vado fuori. No, carinissima questa. Questa forse è la cosa che ho amato di più, che può servirmi di più in questa scatola, veramente tanto. Cioè, carinissima. Un'altra cosina è questo biglietto di buongiorno, happy day, nemmeno buon compleanno, happy day. Però è sempre carino con questo porcellino qui, può sempre servire. Anche la fustina verde è carinissima, quindi può sempre servire, è carinissima come idea. E l'ultima cosina, poi abbiamo svuotato la scatolina, è questa cosa qui che io non so proprio cosa sia. Sarà da mangiare, penso, non lo so. Cioè dietro c'è scritto tutto in cinese. Cioè ragazzi, non so come posso capire questa roba io. Vado a vedere qui perché è un po'... Allora, la busta intanto è quella che si strappa e si riattacca. Sì, è da mangiare. Ah, sono caramelle dolcissime che a me non piacciono. No, no, a me queste non piacciono davvero. Poi mi sa siano al limone. Cioè, siano, sono tutti questi pezzi attaccati di caramelle. Dai, proviamo a assaggiare solo per voi. Poi con l'apparecchio mi si attacca tutto. Dai, diciamo che possono passare. Assaggiamo questo giallo. Sì, questa qua trasparente può passare, sa tipo di fragola. Vediamo questo di cosa sa. È tipo d'arancia, un po' aspro. Però dai, un solo male. Solo che mi si attaccano all'apparecchio, quindi non so se li potrò mangiare in pubblico questa roba. E niente ragazze, abbiamo svuotato questa scatola piena di cose, non me l'aspettavo così piena. Allora ragazzi, qui rimangono solo questi bigliettini dove ti fanno vedere. Questo è un Japan Candy Box, una news penso sia dell'azienda, e per soli, come leggo qui, $19.90, $20 ci sono tutti gli snack, tipo vedo un Kit Kat verde, cose del genere, quindi penso sia una cosa di snack, tipo questi che ho assaggiato io. E poi abbiamo degli sconti, qui ho degli sconti, sono carinissime anche queste cartoline così carine. E niente, ho svuotato la scatolina. Allora ragazze, spero che vi sia piaciuto questo video un po' particolare, perché sapete che io nel mio canale tratto specialmente make up and beauty, ho voluto fare questo esperimento. Speriamo sia andato bene, spero vi sia piaciuto il video. Allora, vi do alcune informazioni, vi lascio giù nell'info box il link di questa azienda dove potete trovare queste scatoline meravigliose, la scatola delle meraviglie, come la chiamo io. E praticamente ho visto che l'abbonamento mensile costa $17, una cosa del genere, quindi magari se volete farvi un abbonamento, $17 al mese, con $17 al mese vi arriva ogni mese a sorpresa una scatola. E so che potete anche visionare il contenuto all'interno del sito, mettono nel sito la box giveaway di settembre, quindi potete andare a visionarle cosa aspetta. Io non avevo visionato niente, quindi ve lo posso garantire, ho scoperto con voi tutto quanto adesso all'istante. Spero vi sia piaciuto il video. Allora, passiamo come ogni video ai saluti. In questo video saluto Lorenza Longo, Alice Lorenzo Esposito, Giulia Gubinelli, Tien Renzetti e Jessica. Un bacione ragazzi. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio giù nell'info box il riferimento a tutti i miei social, dove potete vedere le foto che posto e tutto quanto, e potete tenervi aggiornati insieme a me. Un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!